Buon pomeriggio, buon inizio di serata in questo venerdì 30 ottobre 2020, quasi alle ore 16:30 minuti primi. Bene, ci avviamo quindi verso l'ultimo fine settimana di ottobre, poi il prossimo sarà il primo di prossimo weekend sarà il primo di novembre. Prima di parlare di Fiorentina-Lazio dal campionato di calcio maschile Serie A1 Primavera, volevo fare delle piccole indicazioni. Allora, innanzitutto per quanto riguarda le amanti del wrestling, purtroppo c'è la cattiva notizia del caso di positività di Luca Franchini, noto commentatore della WWE, per anni in forza a Sky insieme a Michele Posa e poi sempre con lo stesso Michele Posa, ora su Discovery da un paio di mesi. Tampone fatto credo in giornata se non mi sbaglio, perché si è recuperata la diretta di Michele Posa e Luca Franchini proprio ieri, aveva detto che aveva dei sintomi Luca, quindi un grande in bocca al lupo a te caro Luca, una pronta negativizzazione di questo maledetto Covid. Poi avevo letto la notizia poco fa del grande regalo di Sky per le amanti della All Elite, che oggi, dopo la puntata di Dynamite su Sky Sport 1 e Sky Sport Arena alle 18:45 su Sky Sport Arena, verrà emanato, credo in lingua in italiana, credo, penso di sì. Il pay per view dell'anno 2019, Full Gear, che sarà il prossimo evento speciale della All Elite, vediamo, il 7 di novembre, sabato 7 novembre, l'edizione 2020 di Full Gear. Quindi, a parte queste due indicazioni, veniamo al vero scopo. Parlando appunto di Fiorentina Lazio di Serie A calcio maschile A1 Primavera, sempre col caro amico Nicolino che mi dà le indicazioni, la Lazio si impone al Franchi di Firenze per 3-1 e quindi ritrova la vittoria dopo la sconfitta del 24 ottobre 4-0 in casa contro la Roma nel derby. Lazio terza 9 punti, prossima gara della Lazio il 7 novembre contro il Milan che è dodicesimo ma con sole 3 partite fatte, una vinta e 2 sconfitte, mentre la Fiorentina è ottava a quota 6 punti. Questa è stata la terza sconfitta nelle ultime 5 gare, perché l'ultima vittoria risale al 17 ottobre in casa Fiorentina-Cagliari 6-0. La prossima sfida per la Fiorentina il 9 novembre sarà in casa del Genova che è nono a 4 punti ma con 4 partite. Quindi, questo è, scusatemi, è stato davvero l'ultimo video della giornata. Ribadiamo, la Lazio vince al Franchi di Firenze per 3-1. Dal caro amico mio omonimo Nicolino, e da me è tutta la prossima e ciao!